Uè ragazzi, bentornati. Oggi vedremo l'ultima parola. Pistola revolver è una revolver da media distanza con un caricatore illimitato, ma che infligge molti danni in caso di colpi alla testa. È lenta ma precisa quando si prende la mira, oppure consente di aprire il fuoco senza mirare per sparare una scarica di proiettili meno precisa ma che infligge più danni. L'ultima parola, purtroppo ragazzi, è una pistola che o piace tantissimo oppure non piace. Mi è capitato spesso di sentire recensioni negative riguardanti quest'arma, eppure io continuo ad adorarla. È vero, non è il top del top, ma possiamo contare su una pistola che spara veramente facendo un danno abbastanza elevato, con un impatto abbastanza elevato, e in più molto velocemente, quindi con una cadenza di tiro aumentata mentre non miriamo, piuttosto che più precisione mentre non miriamo, una cadenza di tiro leggermente ridotta e anche purtroppo leggermente anche i danni. Allora, quest'ultima parola di base si presenta con un caricatore di 6 colpi, un tempo di ricarica di 1,3 secondi, questo però ovviamente con una perk di velocità di ricarica, e in questo video vedrete due varianti, semplicemente un po' fisico, un po' energia per gli smasher fisici piuttosto che quelli elementali. Allora, il percaggio dell'arma: abbiamo un doppio danno critico, molto fortunatamente, velocità di ricarica, elemento energia e livello critico. La sua ultima perk è quella che le eliminazioni con un colpo alla testa causano un'esplosione che danneggia i nemici nel raggio di 0,5 unità per un 30% dei danni dell'arma. La perk di esplosione, è vero, diciamo che non è la migliore sui bersagli singoli, ma quando ci si presentano tanti zombie di massa, beh, basterà comunque tirare un colpo in testa al primo abietto piccolino e spariranno tutti quelli circostanti, a patto che siano veramente appiccicati l'uno dall'altro. I colpi in testa in sé comunque con quest'arma effettuano molto più danno e sorprendentemente possiede anche un bel impatto in grado di, diciamo, ribaltare qualche abietto, qualche cicciotto. Questa secondo me è la classica arma che non è né da bersaglio singolo né da bersagli multipli. Possiamo cavarcela in entrambe le situazioni, per entrambe le situazioni possiamo optare ovviamente per armi che fanno il lavoro meglio, però nel suo complesso appunto riusciremo a gestirci quelle che sono la maggior parte delle situazioni. Ovviamente ragazzi, possedendo una dimensione caricatore di solamente 6 colpi, è ovvio che andiamo a utilizzare Calamity per poter sfruttare appunto appieno la sua perk. Ma chiaramente non è sbagliato utilizzarla con Beetlejuice Ranger, anzi ovviamente boostando due volte il danno critico con le perk e in più il danno critico con l'eroe, diciamo che accumuliamo un danno veramente sostanziale. È una pistola che va bene un po' per tutti, a dire il vero mi piace utilizzarla anche senza una vera e propria build. Comunque con Calamity poi possiamo compensare il fatto che comunque ha un grido di guerra e quindi boostare ulteriormente danni, cadenza di tiro, velocità di ricarica, insomma possiamo veramente sbizzarrirci quanto vogliamo con quest'arma. Poi, per carità, chiaramente potete decidere di abbinare sempre questa pistola a tipo la vendetta di Jack, che è più specifica per i bersagli singoli alla lunga distanza, in quanto comunque quest'ultima parola sulla lunga distanza diciamo che perde molto potenziale. Sempre meglio utilizzarla da una media distanza ravvicinata? Sì, chiamiamola così. D'altra parte comunque è molto soddisfacente per dirvi su quando 6 colpi ne entrano almeno 4, se poi entrano 5, 6 colpi critici veramente ha un danno esagerato, però nel complesso facciamo una media, è comunque un'arma utilizzabile molto molto anche in endgame. E niente ragazzi, io con questo video spero di avervi rispolverato quella che è appunto l'ultima parola, spero che l'abbiate apprezzato, e sapete cosa, è proprio bello andare in giro tipo cowboy, sparando a qualsiasi cosa ci capiti davanti, che siano piccoletti, che siano smasher, che siano occhi belli, taker in movimento. Ok, in movimento probabilmente perde un po' di precisione, anzi è molto scomoda da utilizzare mentre ci spostiamo. Poi chiaramente non l'ho ancora menzionato in questo video, ma basta tenere premuto il tasto di fuoco che sparerà tutti i 6 colpi automaticamente. Ciò significa che non dovrete premere il tasto di fuoco ogni volta che vorrete sparare per sparare a, diciamo, tutti i 6 colpi. Anche prendendo la mira, e scusate un po' il gioco di parole, ma comunque anche prendendo la mira avremo comunque la cadenza di tiro automatica. Diminuita sì, ma ci basterà comunque tenere premuto il tasto di fuoco per farla continuare a sparare in caso vogliamo.
Poi ragazzi, è chiaro, il video di oggi è praticamente incentrato sull'ultima parola, chiaramente, come avrete ben visto finora. Ma ciò non toglie che voi potete decidere di affiancare questa pistola a, per esempio, la vendetta di Jack. Due pistole molto complementari, secondo il mio punto di vista. Una che funziona anche molto bene dalla lunga distanza e, diciamo, abbastanza lenta e abbastanza scomoda quando si presentano zombie di gruppo. Questa invece praticamente risulta essere il contrario, molto più comoda, diciamo, da una distanza ravvicinata, da così vicino. Poi sì, è vero, va bene un po' contro tutti, i bersagli singoli, i bersagli di gruppo. Però voi sapete come sono le varie situazioni in questo gioco. Ci troveremo spesso magari vicino al nostro obiettivo con gli abietti che spawnano veramente lontano. Quindi non fatevi trovare impreparati, soprattutto con un'arma che funziona solamente da una distanza molto ravvicinata. Tenendo in mano una doppia pistola quale la vendetta di Jack, potrete già magari uccidere quell'occhio bello che vi sta sparando da lontano e poi focalizzarvi su tutti gli abietti più numerosi. Insomma, questa è a grandi linee un'idea. Ovviamente poi Salva il Mondo è bello perché appunto è un gioco personalizzabile al 100% e ognuno poi farà la scelta che più si addice al proprio stile di gioco. Comunque, in fin dei conti, l'ultima parola è una di quelle pistole che assolutamente io vi consiglio quando uscirà, quando ci sarà. Adesso non ne ho la più pallida idea, ma lo scopriremo sicuramente in futuro. Comunque, è una di quelle armi che vi consiglio assolutamente di non riciclare, di non mettere nel registro, ma di tenere almeno un copione nel vostro inventario. E poi, se avrete le risorse, se vi piace, ve la potenzierete. L'abbiamo già vista sul canale, è vero, non proprio sotto forma di gameplay, ma l'abbiamo vista, diciamo, nelle varie build, quando portavo magari la build di Calamity, eccetera eccetera. Secondo me, sinceramente, quest'arma meritava un proprio video proprio per sé, anche perché poi sarà un video che rimarrà, no? E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero soprattutto di essere stato abbastanza chiaro. In questo periodo non vi spoilerò quando arriveranno dei contenuti, ragazzi, che non saranno incentrati su Fortnite o su Fortnite Salva il Mondo. Ma non allarmatevi, ciò non toglie la programmazione dei video settimanali sempre incentrati su Salva il Mondo. Quando avremo novità, quando mi scapperà il video settimanale, ci saranno sempre questi video riguardanti il nostro gioco preferito. Però durante la settimana alterneremo qualche episodio con qualche serie particolare. Per ora non vi voglio assolutamente spoilerare nulla, a tempo dovuto saprete tutte le informazioni necessarie e decideremo insieme che seguito dare a questa nuova serie. Per ora non posso fare altro che consigliarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità, lasciare un bel like sotto questo video. Se avete ulteriori domande vi invito come sempre a farmele qua sotto nei commenti. E per il video di oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Bella bella!